Come di consueto, prima di Ferragosto andiamo al CAR di Rimini per sentire con i grossisti intanto come sta andando il vostro lavoro con questi caldi. Oh, bene, bene. Il caldo in questi giorni ci fa sentire parecchio e quindi il lavoro aumenta. Quest'anno a Ferragosto che cosa dobbiamo cercare al mercato? La frutta estiva si vende tutta bene, nel senso le pesche, il cocomero, il melone, l'albicocca, le susine che sono molto fresche, sono i prodotti che vanno per la maggiore, insomma. Ecco, c'è chi dice che una volta c'era, diciamo, una programmazione, invece oggi le cose sono un po' cambiate, lei è d'accordo? Ma no, la programmazione c'è anche adesso, purtroppo il programma lo fa sempre il tempo, il meteo, è lui che programma tutto. Se ci sono degli scompensi meteorologici, poi dopo si ripercuote sulle produzioni. Cioè, sia il maltempo che queste temperature alte mettono in crisi le piantagioni, quindi ci possono essere degli scompensi di prodotto, ecco. La frutta è tutta disponibile, quella di stagione, insomma, non ci sono particolari problemi. Ecco. Siamo ai livelli dell'anno scorso o è meglio quest'anno? No, c'è un leggero incremento, non un'esagerazione, però un leggero incremento, quindi la cosa è sempre positiva, insomma. Ecco. Con le temperature elevate aumenta anche il consumo di frutta e verdura. Fortunatamente c'è un'abbondanza di prodotto qui al mercato e quindi magari anche la qualità può essere, in alcuni prodotti può essere superiore. Ma è stato questo che, cioè, ha alternato un po' la situazione, che c'era caldo molto, freddo molto, piogge, quello non si è mai stabilizzato una cosa come si vedeva una volta. Cioè, c'era il suo clima che andava avanti sempre così. Non ci sono più le stagioni di una volta. Non si capisce più chi è estate e chi è inverno. Ci sono dei momenti che non si controlla più la situazione. Cambiato tutto, cambiato. Dopo anche i frutti e le cose risentono un po' di questa situazione. Ti trovi un frutto che ce l'hai moltissimo, il giorno dopo magari non ce n'è perché magari non ha legato, non ha fatto questo. Tutto qui. Adesso il prodotto è molto valido, in questo caso, però ha avuto i suoi problemi all'inizio della stagione. Adesso i risultati li vediamo un po' più avanti, quando c'è il finale di tutta questa situazione. Si lavora sempre, si cerca di fare del meglio, si cerca di dare i prodotti sempre migliori alla gente che mangi sempre di più. Ma che ora vi svegliate voi la mattina? Noi la mattina ci andiamo alle 3. Fino alle 10 facciamo il notturno e poi ci abbiamo anche il pomeriggio, perché la città di Rimini purtroppo ha bisogno anche il pomeriggio, perché albergatori, qualcosa, cercano, abbiamo tutto un insieme. È uno dei pochi mercati che lo fa due volte al giorno, mentre invece altri mercati come Bologna, Cesena lo fanno una volta solo. Quindi nel pomeriggio c'è un bel movimento? C'è un movimento anche pomeriggio, c'è sempre, perché cerchiamo la clientela di accontentare tutti, grandi e piccini.